Sono in diretta. Bella raga. Figa, addirittura tre persone. Tre per 11? Aspetta, aspetta. Ora salgono, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, 100. 2000. Oddio. Ciao belli. Eccoci. Com'è raga? Hola. Ciao bellissimo. Ma siamo in due. Siamo in due. Ora dobbiamo tipo litigare per capire chi è quel bellissimo. Allora. Dai, minchia, quanti siete? My God. Uè, frate. Allora, cosa ci raccontate? Ve l'avevamo promessa la diretta, eccoci qua, finalmente. In questo Tank 7. Spaziale. Tank 7. Ah. Com'è, raga? Tutti e due siete fantastici. Grazie. Grazie. Aga, guarda il mio nome. Amo Daddy e Aga 7. Marito e moglie. Sì, Sandra e Raimondo finalmente sono qua. Allora. Tutto bene? Sì, tutto io sto bene. Io sto bene. Tu come stai? Tutto bene, dai. Tutto bene, dai. Potrebbe essere sempre bel meglio. Bel brufolo, raga, vi piace il mio brufolo? Bene. Si chiama Teddy. Che non è Daddy, ma è Teddy. Oh, io mi sto facendo più pulito da quando sono uscito. Bro, a me ogni tanto esco così un po'. Pollì. E... dai. Oh, voi come state qua? Non ci fate sapere niente. Chi è più aggressivo dei due? Ah, cioè questa è una bella domanda. E perché proprio io? E perché proprio lui? No, raga, è molto più aggressivo lui. Dipende, dai. Sì, sono più aggressivo io. Sì. Sono sì, direi proprio di sì. Direi proprio. Quando è preso male lui, raga, meglio che vi allontanate. Metti lo smalto anche tu. No, raga. No. Lui è clean. Io resto clean. Zero tatuaggi. Sono clean. Diamo un po' di domande. Ancora, eccole. Ah, ok. Allora. Farete una canzone insieme. Dai, rispondi, aspetta, ecco qui. Esce la domanda sotto. Farete una canzone insieme? Ah, io questo da boomer non lo sapevo, sta roba che sei. Hai visto? Cioè, tu cliccando qui, prendi la domanda, ci clicchi su e ti esce sulla diretta. Wow. Farete una canzone insieme? Ma noi già l'abbiamo fatta. L'una. Sì, l'una. L'abbiamo scritta insieme. Poi chi lo sa? Chi lo sa? Solo il tempo potrà dirlo. La. Prossima domanda. Fare una canzone insieme, H? Guarda, per me è fattibile. Allora, un'altra domanda. Ancora, sempre la stessa domanda. Farete una canzone insieme? Allora. Luna. Dio, secondo me fa più spaccare se cantiamo Mi manchi Las Vegas. Mi manchi Las Vegas. Ok. Allora vabbè, dopo vi canteremo qualcosa, rispondiamo un po' di domande nel frattempo. Allora, vai, questa mi piace, è un po' più generica. Qual è il tuo genere musicale preferito? Rap. Minchia. Fra, io sono... Oh, mi hai sorpreso, perché tu sei quello che fa un po' discorsi del tipo non etichettiamo sui generi, queste robe qua. No, però il mio genere preferito è rap. Il mio è pop. C'è la firma ascolto. Il mio è pop. Ah, avevo capito il pop. Un'altra domanda. Oh, ma quanta gente ci scippa? Allora. Che poi io, nonostante siano passati tipo un botto di settimane, ancora non ho capito cosa vuol dire ship. Allora. Ci sono alcune domande che non possiamo leggere. Questa è una bella domanda. Cosa vi manca più di amici? Dai, rispondi prima tu. Giustamente. Sicuramente il fatto di svegliarmi la mattina, fare lezioni, stare a contatto con tutti i ragazzi e le abitudini, cioè quelle che sono le abitudini che avevamo e che ora non abbiamo più. Però sì. Cioè il fatto di dover cambiare la routine totalmente, che passi da svegliarti alle 7:30. 7:30. 7:30 fare palestra. Fare quando palestra, ti svegli alle 7:30 tutti fanno palestra e io faccio colazione. Bellissima sta roba. E poi ricambiare routine, tornare nella vita un po' più tranquilla è tosta.
Quindi quello era figo anche perché producevi tanto. Sì, un botto. E poi boh, che altro ti manca? Mi manca il Tancredi la mattina che si sveglia, non gli puoi assolutamente dire nulla, ed è lì che rimane così fisso a fare i pesi. No, aspetta, tu non facevi i pesi sul tappetino steso in palestra, da solo. No, facevo. Gli ultimi giorni. No, io facevo più di te. Tu facevi. Oh, io non facevo niente la mattina, adesso di. Però mi ricordo che tipo gli ultimi giorni tu eri praticamente da solo in palestra. Da solo. Vai. Prossime domande. Allora. Vai uno a caso. Ma sicuro sarà letale quella domanda. No, non a caso. Oh, bellissima! Qual è la canzone. Aspetta, qual è la canzone che preferite dell'altra? Io mi sa mi manchi alla fine. A me piace un botto Iride. È anche bella però figa. Minchia. Bella e fighissima. Allora. Iride top quality. Iride è da capire come testo. Allora facciamo l'ultima domanda e poi cantiamo qualcosa. Allora. Vai, fa. Tipo scivola te. Vai, e trovare uno a caso. Ovviamente attento a quello che. Allora. Pensato di farti i capelli verdi. Già arancioni ed è stato un devasto. Quindi. Allora. Bella quella domanda. Siete stupendi. Punto interrogativo. Bellissimo. Allora. Alla fine il forno era rotto, raga. Il forno era rotto, raga, ma l'ho già confermato più volte. Però so che l'hanno riparato, ovviamente. Dai, questo non è male. Avete rimorsi, rimpianti? In generale? O lì dentro? No. Penso in generale, se no scrivono zero amici, rimorsi. Avete avuto rimorsi o rimpianti? Io no. Personalmente nella mia vita no, cioè probabilmente sono qua e anche grazie alle cose negative che sono successe in passato, quindi no. Io forse mi sarei voluto godere alcuni anni della mia vita in modo un po' più spensierato. Però alla fine. Qui per un attimo sembravi me. Quando parte. Però alla fine. Dai, neanche io c'ho più rimorsi e rimpianti. Ok, penso sia arrivato quel momento. Vuoi iniziare tu o inizio momento io? Momento di cantare. Vuoi che inizio io? Dai. Però il ritornello lo facciamo insieme. Vai. Ci leggi. Allora, abbiamo avuto l'idea di cantare i pezzi dell'altro. Quindi io farò Las Vegas e lui farà Mi Manchi. I risultati non so quali saranno. Preparati. Allora, l'avevo preparato in famiglia. Mi serve il testo, regia, cortesemente, grazie. Ci leggi? Sì. Però devi fare pure. La 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 la. La 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 la. Mi dispiace che mi hai preso per la tua metà. Non ti ho dimostrato amore, ma così che va. Ti portavo fuori a cena nei Priloschi, bro. Ma eravamo chic come due crochet. Ti ho preso dei fiori morti come sempre, lo so bene che ti piacciono. Ma mi dici cosa c'è da non piangere mentre tutti ci guardano. Oh, lo sai che ti amo davvero, sono qua giù. Non fare così, ti prego, scendi che ho due biglietti in mano. Bene, andiamo a la 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 la. Andiamo a Las Vegas, nell'hotel a 5 star. Senza mano e ma magari beviamo un po' e ci sposiamo anche per sbaglio. Chissà se a Las Vegas poi ci prendono per due star. Senza mani ma magari facciamo un like e ci compriamo un Caravaggio. Lo sbaglio io, raga. C'è scritto qui. Raga, abbiamo trovato un testo sbagliato. Vabbè, raga, lasciamo stare. Non me lo ricordo più io, raga, pure. La prossima è Mi Manchi. Oh, mi raccomando, Minchia, raga, vai. Mi raccomando. Sono pronto. Ma mi fai un giro vuoto? Sì. Aspetta, te la faccio un altro live d'accordo. Sennò. Oh, cosa c'è?
che mi manca di te. Fatemi qua. Aspetta. Non ti vedo. Vai, tre. No, no, ma non parte subito così. Sì. Ah, no, ecco, infatti. Oh. Vai, 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 vai. Respiro la notte, mi manca il sapore di un bacio, mi mancano le tue carezze spontanee di quando passavi per casa, mi mancano i quattro che tu mi colmavi sapendo da dove eravamo, mi mancano gli occhi di te che guardandomi su c'era scritto ti amo. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di te? Manca guardarti mentre dormi, mentre balli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro e sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. Oh, cosa c'è che mi manca di te? Oh, cosa c'è che mi manca di me? È figa, minchia, bellissima. Dai, o anche se non è, cioè questi qui non sono pezzi che abbiamo preparato, no? Però a me piacerebbe farlo una. Te la senti? Dai. Secondo me te la senti? Te la senti, bro? Facciamo sta luna. Ok. Faccio l'improvvisazione pure. Aspetta. Devo prendere un attimo la... Aspettate, prendo la tonalità. Sì, bra, non farmi sbagliare. C'è una testa che è fuffo. È questa, sì. Ok, è questa. Parlano come le mani ti sfioranno e scendo giù dove mi porti se mi fai del male, io ti porto su una spiaggia al mare, c'ho la testa che fuma, la tua pelle che sa di schiuma, dimmi dove la luna che ti ci porterò anche in piena notte, c'ho la testa che fuma, la tua pelle che sa di schiuma, dimmi dove il mio moonlight porto per averti a fianco me. Lei non mi capiva proprio, mi dice vai solo un giorno da fare con te perché sei diverso, come puoi lasciarmi se non lasci il segno che ho dentro me, come tutte le cose che non ti ho detto, come le frasi scritte che tu non hai letto e scendo giù dove mi porti se mi fai del male, io ti porto su una spiaggia al mare, c'ho la testa che fuma, la tua pelle che sa di schiuma, dimmi dov'è la luna che ti ci porterò anche in piena notte, c'ho la testa che fuma, la tua pelle che sa di schiuma, dimmi dov'è il mio moonlight che ti ci porto per averti a fianco a me. Di questa dai, è dai, god damn it, raga. Dai, e sti pezzi qui, raga, sapete che abbiamo un tour, ovviamente un tour separato. Un bel tour live, raga. E questi pezzi qui li potete ascoltare live. Raga, se venite ai live spacchiamo. Te quando è il 2022 tutto. Il tour tuo? Io a febbraio, no, a febbraio. Sì, lui a febbraio, io a gennaio. E tra l'altro c'è la possibilità che io vada al suo tour e lui venga al mio, quindi comprate i biglietti. Non volete perdervelo, raga. Se non volete perdervi sta... Li facciamo saltare? Li facciamo saltare? Io li faccio saltare di brutto. Io dai, che mi chiamo Luna. Wow. Dai. Sai che Luna è il mio nome preferito? Sì? Per una femmina. Sì. No, non lo sapevo. L'hai scritto poche volte.
Allora, dai, rispondiamo all'ultima domanda. Dai. E stacchiamo. C'ho la testa che fuma. Quanto tempo ci avete? Questa? Per scrivere l'una. Vabbè, dai, questa è anche un'altra, questa è breve. Ok. Ma alla fine eravamo in sala relax, io mi ricordo. Sì. Perché anche tu stavi smattando che dovevi, sì, trovare il pezzo. Sì, perché l'una è stata scritta prima di Mille Parole. L'una prima e doveva essere teoricamente il secondo, no, il terzo pezzo di Amici. E però poi è nato Mille Parole, ho deciso di far uscire quella. E c'era lui che stava tutta in sbatti. L'abbiamo sì. E stava tutta in sbatti che... Mi ricordo che stavo in stanza e facevo, questo va bene, questo va bene, questo va questo bene. Va bene. No, se ho scritto bene, ho scritto così. Male. E appunto, poi aveva iniziato a stendere la prod di Luna, eravamo in sala relax, boom, è partito, c'ho la testa che fuma, e poi trovate le parole. Poi alla fine la strofa l'ha scritta tutta lui, raga. Ci ha aiutato nel ritornello. Ok, qua sto sbagliando. Ultima domanda, allora. Vai. Andiamo alla Svezia. No. Allora. Dai, zio, questa fa ridere. Questa? Sì. Vuoi dire tu cosa mi hai detto? Allora, in pratica io avevo visto... Aspetta, la domanda per chi non riuscisse a leggere. Come è cominciato il vostro rapporto di amicizia? E praticamente io vidi il suo video dei casting e dissi, mamma, questo come mi irrita. Mamma, come mi irrita. Allora, non lo so, cioè io sono una persona molto schietta. Appena lui entrò, dopo che si esibì, fecero vedere la sua esibizione nel televisore di Amici e lui disse, raga, ma come sono andato? Cioè, vi è piaciuto? Io la prima cosa che ho detto è stata, no bro, scusami, ma mi irriti. E fortunatamente l'ha presa bene, perché... Io l'ho presa bene, raga, perché... cioè, alla fine eravamo in un contesto... Dove io volevo vedere tanta verità e lui subito mi ha detto un po' la sua prima impressione, no? E infatti mi aveva anche colpito sta cosa. Io alla fine l'avevo presa bene, anche se mi aveva detto ste cose. E poi mi ricordo che, cos'era, qualche giorno dopo, io c'avevo FL, no? Sì. Che abbiamo iniziato un programma per fare musica. Era il giorno in cui ci fecero andare in sala relax. E tipo tu mi avevi fatto ascoltare qualche produzione tua, dissi produci pure, tipo lì è nato il legame. Sì, poi abbiamo iniziato così a giocare con FL e poi da poi lì venne a sapere che dovevo trasferirmi nella sua stanza a botta in fronte. Wow, va bene, oh dai. Dai raga, è stato bellissimo, ti abbiamo fatti contenti e siamo stati contenti anche noi. E la salviamo la diretta? Ma come vuoi, vabbè. La salviamo per 24 ore. Dai. Raga, è stato bello. Buonanotte a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao. Ciao.